Com'è Stinfiorata? Stinfiorata com'è? Stinfiorata? È bella Stinfiorata, cioè no? Sì, dormendo. Stava dormendo, no? Che dici? È finita già, sono le 5, c'è la processione. C'erano le 5. Sono andato adesso, 10 minuti fa, ha detto che devo passare la cosa lì, come si chiama? La giuria. La giuria? E poi si apre, andiamo a Stinfiorata. Ma è bello e brutto? Ma se non la vedo ancora? Ah, lei non è di qua? No, io sono nativo di Vena. Però mi sono sposato a Paradiso e abito a Varese dal 1968. Ah, ed è venuta a Potenzone per dormire? Mi sono seduto qua e mi è venuto il sonno. Eh sì, la pennichella. Sì, sì, ma ancora non hanno aperto. Ancora siamo... Gesù Cristo mio. La giuria. Deve venire la giuria. Quando viene la giuria si apre tutto. Va bene, la ringrazio che mi ha svegliato. Buona giornata. Grazie anche a voi altri. Ina, che cosa sta facendo? Sto mettendo la segatura. Cioè? La base per i fiori. Ah, la base per i fiori, quindi metti prima la base per e poi sopra metti i fiori? Sì. E a che serve? Per non poggiarli direttamente sull'asfalto. Ah, ma anche perché forse rimangono più incollati? Sì, per fare più spessore. E da quanti anni fai questa cosa? 5 anni. Da 5 anni, e ti diverte? Certo. Ti appassiona molto perché sai che comunque le persone sono contente per quello che fai tu e ti piace quello che hai fatto. Ma ne viene tanta gente? Sì, molta. Moltissima? Sì. Vi stressa tutta questa cosa? Un po' nei lavori, vabbè, sì, però comunque dopo ti piace vedere le persone, comunque ti piace che vedono i lavori molto belli, comunque ti dicono ah che bello questa cosa, come l'avete fatta, come si fa. Ma oggi chi vince, insomma? Noi, naturalmente. Buongiorno a tutti, questa mattina ci troviamo a Potenzone di Briatico, piccolissimo paese della provincia di Vibo Valentia, dove da circa 20 anni si fa una manifestazione, giorno del Corpus Domini, fantastica, e si chiama l'Infiorata. Come si può vedere qui, 4 rioni fanno a gara con i fiori, con la torba, con tutti i materiali della natura per risaltare questo giorno, che è il giorno del Signore, di Gesù. Siamo in compagnia di Saverio Caracciolo, che già da una settimana sta riprendendo tutte le fasi possibili di questa bellissima manifestazione che prenderà vita nel pomeriggio. Ci si aspetta moltissima gente, come ogni anno del resto, e ogni anno sempre di più c'è nuove novità, ci sono sempre più iniziative e cose molto più interessanti. Anto, guarda, dammi un fiorellino, mamma. Che bello! Prendi i fiorellini, Anto. Il senso è proprio questo, al di là della bellezza della manifestazione, ridare un senso di appartenenza alle piccole comunità che in alternativa potrebbero scomparire. Invece in questa maniera tutti si mettono in mostra, tutti si mettono all'opera per dare vita a quello che è facilmente visibile, delle opere d'arte vere e proprie, opere d'arte naturali. L'infiorata è una cosa meravigliosa, è una cosa bella, è una cosa spirituale che ci accompagna per tutta la vita. E sentite, è l'impegno della comunità quanto è importante. È bellissimo, ci vogliamo bene, ci amiamo un l'altro e ringraziamo sempre il Signore che ci porta sempre avanti. E però se oggi perdete, però le volete bene lo stesso e l'altro? Sì, più, di più. La verità, vero? Siamo con la
presidente dell'associazione Potenzio in Fiore, che sta organizzando ormai da diversi anni questo appuntamento. Lei un po' si vergogna di dire qualcosa, appunto per rimarcare il fatto che si fa sempre tutto senza nulla pretendere. Sì, è vero, come diceva già prima Padre Luigi, quello che facciamo lo facciamo per solennizzare il passaggio del Signore. Come avete ben notato da stamattina, già fin da ieri mattina, ma anche qualche giorno prima, a dire poco, ci sono un sacco di preparativi, quindi tutto il paese si mobilita per questa manifestazione e voglio personalmente ringraziare tutti coloro che si impegnano veramente tanto affinché questa giornata sia all'insegna della perfezione. La cosa bella per paesini come Potenzio, come tantissimi paesi in Calabria che soffrono dello spopolamento, soffrono dell'emigrazione, appuntamenti di questo genere rinsaldano il rapporto con l'appartenenza. Sì. I potenzionesi sono molto legati alle tradizioni e soprattutto a questa del Corpus Domini. Purtroppo siamo in pochi e quindi cerchiamo sempre di fare il massimo, però devo dire che la caratteristica di questa iniziativa è che è un'iniziativa che riesce a coinvolgere tutti, dal più vecchio al più giovane. Agave, Ligini, Torre, Chiesa. Aspetta. Italiano, signore. Il pacito. Va bene così? Sì, va bene. In Calabria c'è chi se ne va, chi emigra, però c'è pure chi torna, magari dopo tanti anni, vero? Sì, tantissimi anni. Tu di dove sei? Abito a Zambrane, ma vivevo in Argentina prima. Per quanti anni? Sei nata pure in Argentina? Sì, ho vissuto in Argentina per 6 anni e poi siamo tornati qua. Siete tornati? E perché? Perché papà è italiano e voleva tornare in Italia. E com'è stato questo passaggio dall'Argentina all'Italia? All'inizio un po' difficile, ma poi ti fai l'abitudine, quindi... Beh, non è così brutto qui. No, anzi, si vive molto meglio rispetto all'Argentina. E in Argentina dove abitavi? A Buenos Aires. Ah, proprio Buenos Aires città? Sì, sì. Che in confronto a Zambrone è... È abbastanza grande. Però la tranquillità di qua, il cibo, sì, il clima che magari è pure uguale. Completamente diverso, sì. Vabbè, si può dire che ami la cucina italiana, quindi sì, preferisco di gran lunga vivere qua. E adesso che fai qui? Sto studiando. Dove? Al liceo artistico. Al liceo artistico? Ah, quindi sei pure a tema, stai facendo un po' di sperimentazione sul campo. Sì, vabbè, da un paio d'anni che lo facciamo ormai. E ti piace fare queste cose? Sì, moltissimo. E lui chi è? Lui è mio cugino, è arrivato quest'anno dall'Argentina ed è venuto a visitarci, ci dà una mano. E ti piace? Invece mi piace molto la città della mia nonna. Ah, questa è la cittadella della tua nonna? Potenzio. E non hablas italiano? Capisco ma non parlo ancora. Capisci ma non parlo? Ed è la prima volta che tu vieni qua adesso? È la prima volta. Com'è vedere dove tua nonna è nata? È una sensazione molto linda, sì. Realmente sì. Le origini, la radice di tua famiglia? Della mia famiglia, esattamente. Bene, e quanto resti? Tutta l'estate. Tutta l'estate, perfetto. Allora, buone vacanze in Calabria. Sì, sì. Ciao. Grazie. E qua si vive proprio in ambiente familiare, anche se il paese è diviso in 4 rioni,
Come avete potuto constatare da voi stessi, c'è questo clima di familiarità, tanto è vero che alla fine ci si presta anche i colori dei fiori che vengono a mancare tra rione e rione. È chiaro che c'è sempre quel minimo di competizione, però tutto devo dire si smorza, perché fondamentalmente si sa che tutto quello che facciamo lo facciamo proprio per solennizzare il passaggio del Signore Gesù per le vie del nostro paese. Al di là della competizione, al di là di tutto ciò che ruota intorno all'evento infiorata, ciò che è fondamentale per noi è proprio il discorso della fede in Cristo Gesù. Poi c'è un concetto, diciamo così, di bellezza. Noi pensiamo che la bellezza è sempre a favore dell'uomo. Tutto ciò che riguarda la musica, ciò che riguarda l'arte in genere, la danza, e quando si riesce a creare qualcosa del genere in un piccolo paesino, sicuramente è un punto a favore proprio dell'uomo, perché ci si pone in una condizione di evoluzione e non di banalità, come spesso siamo oramai rassegnati a vedere, a osservare, a vivere a volte. Siamo con padre Lorenzo, un'istituzione in questo posto. Noi parroco da tanti anni, questo è il discorso. Parroco da un sacco di anni, quindi li ho cresciuti tutti. E quindi sa meglio di chiunque altro, insomma, che aria si respira il giorno del Corpus Domini a sì. Potenzoni, tra queste viuzze e la sì. laboriosità di queste persone, sì, di questa sì, gente. Sì. È un paese unito, che hanno abbastanza fede. Siccome noi crediamo che nell'Eucaristia facciamo questo un bel viale dove passa il Signore, tutto lì è. E ci credono, vede quanta pace pure c'è, no? Armonia, dal più vecchio al più giovane, tutti lavorano. L'impegno della comunità, sì, quanto sì, è importante sì, impegnarsi no, per realizzare delle cose? È fondamentale l'armonia, è fondamentale che ognuno faccia la sua parte, ed è prima questo che il resto. Se fossero in disaccordo gli avrei già rotti. Io sono un po' severo, loro lo sanno, però c'è molta, diciamo, c'è questo bel accordo, questa è la cosa più bella. E a parte la fede in Dio, sicuramente la religione, lo spirito, qual è il segreto per mantenere da più anni una manifestazione di questo genere? Il segreto è molto semplice, cioè i paesini piccoli o si autogestiscono oppure finiscono. Io vengo dal centro Italia, sono originario di qua, ma tutta la mia vita l'ho passata fuori. Ho visto che nei paesi, quelli che non hanno un senso del sé finiscono, quelli che hanno il senso restano. Qui potrebbero avere un senso, anche se sono quattro gatti, sono pochi, però se hanno il senso restano, perché diventano il centro del mondo, ecco, voglio dire, il centro dove siamo noi. Qui è il centro, come Assisi, ho vissuto tanti anni, era un centro, come altrove dove. Se ci crediamo è un centro, se no finiscono e si perde tutto.